Io credo che questo sia uno degli appuntamenti più emozionanti durante questa Lucca Collezionando 2019, perché non è facile avere su un palco davanti a noi il personaggio che io sto per invitare. Un personaggio che io sto per invitare che, io ci sono cresciuto leggendo le sue storie, ma credo che anche molti di voi tutti si ricorderanno di Criminal, di Satanic, di Mars Magnus, di Alan Ford in particolare. E quindi è per me che io sono stato un suo allievo ideale, perché veramente lo considero uno dei miei maestri. Signori e signori, Max Bunker! Questo... Guarda, è quello lì che lo mette... Come l'avete chiesto? Che la se... basta così. Insomma, un applauso, te lo meriti tutto. Vogliamo fare il gioco delle date e così spieghiamo, si giustificherà ancora meglio perché Max è qui a Lucca in questo giorno di questo anno 2019. C'è questo numero 9 che è ricorrente. Intanto, se vogliamo vedere l'immagine con cui si comincia, l'occasione è data da questo libro che io ho anche qui da me, che potete trovare qui allo stand istituzionale della Lucca Collezionando, gestito dall'ANAFI, quindi potete andare a prenderlo e Max, se vuole, lo autograferà. Perché ho scritto io questo saggio abbastanza voluminoso? Perché nel 2019 ricorrono alcuni importanti anniversari. Tanto per cominciare, il 2019 segna i 50 anni di Alan Ford. Di Alan Ford. Ciao. Alan Ford, che è nato nel 1969. Però c'è anche il tuo compleanno. Il tuo compleanno, te sei nato, caro Max, il 24 di agosto del 1939. Sì, esatto. E quindi... il 24 di agosto festeggerà 80 anni. Vabbè, ma 80 anni sono niente. Cosa sono in confronto anni? Al numero uno, ce ne avrà ancora altri 1000. Quindi è un compleanno ancora da ragazzi. Dico bene? Sì, giusto. Ma non solo. Nel 1959... un giovanotto che si chiama ancora Luciano Secchi, entrò per la prima volta nel mondo del fumetto. Entrò nel mondo del fumetto facendo la traduzione di un fumetto americano che era Flash Gordon. Sì. Flash Gordon di Alex Raymond per una rivista. No, non era di Alex Raymond, era Dan Barry. Era già la versione successiva. Sì, però creato da Alex Raymond. Per una rivista che si chiamava Gordon Rivista, che era la Gordon, la rivista Gordon della Cornell. Si chiamava L'Ardimentoso. L'Ardimentoso, e poi diventato Gordon. Quindi L'Ardimentoso è una delle prime, anzi la seconda, credo, testata della appena nata editoriale Corno. Sì. E te cominciasti a fare la traduzione di questo fumetto, 1959. Quindi, caro Max, se non hai ancora fatto il conto, sono 60 anni che lavori nel mondo, esatto, del fumetto. 60 anni. Come se non bastasse, ci abbiamo una foto da far vedere. Non so se vedete, te non la vedi, ma loro lo vedono. Questa foto qui mostra un giovanissimo Moreno Burattini, che aveva all'epoca 27 anni, che incontra per la prima volta Max Bunker nella sede della MBP, in via Fate Bene Fratelli. Perché ero venuto con il gruppo della fanzine collezionaria a farti un'intervista. Un'intervista che è stata poi pubblicata sempre in quell'anno sulla rivista Il Fumetto dell'ANAFI. Mi ricordo ancora che si chiamava quell'intervista Il Bunker dei Fumetti, e fu una delle interviste abbastanza lunga, una delle prime veramente a tutto campo sulla tua attività. E quell'anno lì era il 1989, quindi, caro Max, sono 30 anni che io ti conosco e che te mi sopporti. Mamma mia, una cosa incredibile. Come vola il tempo? Pensa un po'. Quindi diciamo che a questo punto nel 2019 era il momento giusto per tornare
C'è anche un'altra foto che la possiamo vedere, qui non la vedrai ma bene, ma ci sei te con un colbacco, c'è anche Paolo Piffarerio, c'è Francesco Manetti e siamo a Prato durante le celebrazioni del 25enne di Alan Ford, cioè 25 anni fa. E quindi c'era, una volta c'era questa mostra bellissima che si chiamava il Salone del Fumetto e del Fantastico di Prato, che ora non c'è più, non viene fatta più, fatta da Stefano Bartolomei, anche con Antonio Ivanovi, e in quell'occasione fu allestito in una galleria d'arte di Prato, fu ricostruito il negozio di fiori con tutta i letti a castello, tutto quello, le sagome dei personaggi, una mostra di tavole originali e di stamponi, e te venisti ospite di quella manifestazione e fu un altro momento che ci vide. C'è, mi addormento un attimo, insieme. Non offendere. Adesso ti faccio svegliare perché ti faccio raccontare una cosa divertente. Il libro che ti abbiamo dedicato e che possiamo rivedere la copertina, se me la fanno rivedere, non è un libro che parla della tua vita privata o di pettegolezzi, è una biografia, diciamo, professionale. Assolutamente professionale, sì. Ecco, spiega tu perché l'hai fatto. Io l'ho fatto per pagare un debito. Ah, ecco. Ecco, no, un debito nei tuoi confronti. No. No, tu hai fatto già diversi libri. Sì. Soprattutto di aforismi, anche, sì. Che erano, ecco, che hanno venduto non troppo, insomma. 1000 copie. Ecco, diciamo non troppo. Allora hai detto, dunque, per tirar su delle grosse royalty, cosa devo fare? Allora, ecco, scrivo un libro su qualcuno, ma qualcuno chi? Qualcuno che possa, che tenere, possa vendere, che le abbia copie. Il peso di quello. E allora hai chiesto, senti, ti andrebbe, eccetera, eccetera. Ho detto, bene, ok, fai. Ecco. Ed sta andando piuttosto, sì, bene, perché poi mi chiedono sempre di firmare una coppia e firmando le coppie ho potuto, ma non avrò firmato un centinaio, forse anche di più. Ora mi chiede la percentuale sulle royalties. No, le royalties le prende lui, io non prendo niente. No, poi è il lavoro tuo, un lavoro, sì, sì. Perché fare il lavoro che ha fatto lui, a un certo punto, di 60 anni praticamente, dico, è un lavoro pazzesco. Io non l'avrei mai fatto, proprio, neanche pur sapendo a grandi linee quello che va. Ma tu sei stato bravissimo, perché poi è anche preciso. Non ho trovato neanche un refuso di stampa. Io ne ho trovato uno, in effetti. Cioè, io non l'ho trovato. C'è un anno, doveva essere il 68, che è l'anno in cui esce Dirup Sikh, e c'è scritto 86, cioè uno scambio, un refuso l'ho trovato, ma adesso facciamo la nuova tiratura e lo correggiamo. Sì, no, ma devo dire, io sono, quando ho iniziato dicendo che sono cresciuto leggendo le tue storie, ti ho sempre seguito e seguendoti continuamente le cose le ho sapute, e poi ci siamo stati, abbiamo anche lavorato insieme sia a Bang sia con Alan Ford Story della Mondadori, insomma, sì, ho, sì, scritto, sì, tanto su di te, alla fine però... Se uno cresce con un maestro come Max, alla fine deve dire, devo pagare questo debito che mi ha arricchito la vita, bisogna che io gli renda qualcosa indietro, e il libro ti rende qualcosa indietro, insomma. Però dicevo, non è un libro professionale, no? Si racconta la vita professionale dal 59 con questo Flash Gordon fino alla nascita della Mille Volte Meglio Publishing, che... Vabbè, quella lì è la casa editrice di mia figlia, sì, sì, che segue, che prosegue, sì, a stampare Alan Ford. Ah, infatti il libro Bella si conclude con la parola mille volte auguri per la casa, per la casa editrice. Però una cosa della vita privata di Bunker c'è, e l'abbiamo scovata, la curiosità, è che prima ancora che Luciano Secchi diventasse Mas Bunker, quando era ancora un giovanotto, non so dire l'anno, però... è stato il primo a fondare in Italia un fan club di Elvis Presley. Beh, quindi la tua passione, sì, beh, raccontaci, sì, questa cosa, dai. Insieme a dei ragazzi della mia età, che allora quanti anni avevo? 16-17 anni, e abbiamo fondato questo club di Elvis Presley, che era il nuovo astro della musica, no? È che a me piaceva molto e mi piace tuttora ancora, insomma, ho tutta la raccolta di suoi dischi originali americani, tutto. Vabbè, e poi insomma, vabbè, dopo... Ma cosa facevate nel club? Suonavamo quelle. Avevate una stanza proprio, avevate un club? Sì, a casa di uno, a casa dell'altro, poi dopo invece ci davano anche della stanza, poi dopo ci hanno dato anche molto più spazio.
dopo si era ingrandito troppo, era difficile da gestire. Comunque possiamo dire che all'epoca Elvis era un personaggio, insomma, voglio dire, che i genitori non apprezzavano troppo, no? Era trasgressivo, perché sì, era Elvis de Pelvis, no? Già in questo soprannome indica la trasgressività. La musica era dirompente rispetto alle canzoni di Claudio Villa. Claudio Villa addirittura. Beh sì, certo, ovvio che... E quindi, insomma, voglio dire, io ci vedo in questo un certo indizio della tua trasgressività, no? Dell'essere ribelle. Sì. Che... Beh sì, forse sì. Era una traccia. Era una traccia, una prima traccia per poi riuscire ma a fare... Ma l'ha mai incontrato Elvis di persona? Dunque, sì, è in una maniera non simpatica. Adesso forse si parla ancora più vicino. Sì. Cioè, lui era militare a... In Germania. In un paesino che si chiamava Bad Nauheim, si chiama tuttora così. E allora, a un certo punto, con degli amici siamo andati per, come vanno tutti, per trovarlo, per farsi fare un autografo, eccetera, eccetera. Questo qua, a un certo punto, stava in una casa privata, ovviamente, quando non era la mia, e che aveva un'uscita speciale dietro. Conoscendo una ragazza del posto, a un certo punto ce l'aveva detto: guardate che quello esce così, e aveva una macchina bianca, una Lotus, che era una macchina allora molto, molto... Di lusso. E oltre che di lusso, anche, diciamo così, raffinata, perché veniva sempre fatta a mano a produzione limitata, oltre che limitata. Allora noi siamo andati lì, a un certo punto lui esce, compagnia bella, abbiamo detto, eravamo in tre, abbiamo detto... chi eravamo, e lui ci ha risposto fuck off, e io non sapevo cosa voleva dire, non lo sapevo, l'ho saputo dopo, è saltato su, era bello snello lui, era magrissimo, è saltato su sulla macchina. Ti hanno vestito? No, non mi hanno vestito, perché la macchina era puntata da una parte e ero dall'altra. Perciò, e così a un certo punto, ecco, qual è stata la conoscenza con Elvis Presley? Cioè l'ha mandata a fanculo, scusa se... E vabbè, comunque, insomma, c'è da dividere sempre l'uomo e a un certo punto... Il personaggio. È personaggio, sì, è il professore. Lui come cantante mi è sempre piaciuto e continuato sempre a piacermi. Vabbè, come uomo, ma va. Hai chiuso il fan club il giorno dopo? No. Ma si era già disfatto un po', perché eravamo in troppi. Dopo io la penso così, io la penso così. Comunque devo dire, hai una figlia, che non so se è presente, sì, eccola lì, che si chiamerebbe Raffaella, ma tutti la chiamano Priscilla. Non so se è veramente battezzata Priscilla. No, si chiama Priscilla, è il secondo nome. Cioè, Raffaella Priscilla, sì. O Priscilla Raffaella, Raffaella Priscilla. Priscilla. Priscilla prima, Raffaella seconda, però ti fai chiamare Raffaella. Priscilla. E Priscilla si sa perché, a questo punto è chiaro il motivo, no? Era un nome che ai tempi era di moda in America. Scusa, ti fai alzare un secondo? È la titolare della Mille Volte Meglio Publish, l'attuale editrice, l'attuale editrice di Alan Ford. Ecco, vabbè. Quindi, persona simpaticissima, peraltro hai tre figli, uno più simpatico, sì, dell'altro. C'è un'altra ragazza che si chiama Valentina e c'è un figlio maschio che si chiama Riccardo Secchi, che è anche lui uno sceneggiatore di fumetti, e devo dire che, dato che io scrivo Zagor, sono il curatore di Zagor, Riccardo Secchi sta scrivendo la sua seconda storia di Zagor, quindi lavora... non lo sapevi? Sono il direttore di tuo figlio, penso. Capitano queste stranezze. Sì, queste stranezze. Un'altra cosa che... Cioè, facciamo tutto un discorso per non farti le domande sordide, quindi non ti chiederò come è nato Alan Ford, il tuo primo incontro, perché l'abbiamo detto... ma adesso c'è una nuova versione, perché per dirla. Alan Ford è nato, pioveva. Andavo verso un cornicione, camminavo un cornicione, è venuto giù una mattonella dall'alto, sì. Mi ha colpito in testa. Da quel momento lì ho avuto no, questo non c'è nel libro, adesso dobbiamo... No, non c'è. Dobbiamo cambiare la versione. Sì, manca quello. E poi non è ancora finito, perché c'è da fare una aggiunta, che potrebbe essere che dopo aver letto tutto quello
ammazzo quello che l'ha scritto. Ah, ecco, allora che non hai ancora letto tutto, sono preoccupato. No, perché dovete sapere che io gli ho mandato il libro prima della... Dimmi se c'è qualche inesattezza, no? Ma io, no, no, tutto bene. Tutto bene, ok, ma io controllavo più che altro la veridicità di quello che veniva scritto, non i commenti. Quello non le ho guardate. Vabbè, no. Allora, l'altra cosa di cui possiamo parlare, che riguarda ancora la tua, il periodo precedente a quando ti sei diventato Masbunk, è che questa faccenda di essere stato il traduttore di Flash non è una cosa come potrebbe oggi, vabbè, l'inglese lo sappiamo tutti, non dico che tutti saremmo in grado di fare una traduzione, ma insomma un po' con Google Traduttore, un po' con quello che sentiamo dire in inglese che si sa un po' da scuola, un po' dell'alturismo, vabbè, non è difficile trovare in questa sala diverse persone che sanno bene l'inglese. All'epoca non era così, te sei stato uno dei primi giovani che veramente l'inglese lo parlava bene. E quindi come, cioè, mi raccontava anche tuo figlio che proprio era difficile trovarti eri veramente ferrato, portato per questa lingua. Da che cosa deriva? Cioè, una tua, dove l'hai imparato così bene? Dai miei genitori. Parlavano spesso inglese tra di loro. Uh-huh. Ma... E quindi sapevo più l'inglese che l'italiano andando a scuola. Parlavano sempre un po' perché parlavano di cose di lavoro, di affari, e allora altri che c'erano potevano non capire. E secondo, un po' per abitudine che avevano di avere rapporti con questi, e parlavano inglese. Già chi c'ero. Vabbè, è stata una cosa che ti ha accompagnato tutta la vita. Tanto è vero poi che sei un abituale viaggiatore negli Stati Uniti. C'ho degli amici là, c'ho anche tanti rapporti umani. No, e poi un'altra cosa che si capisce anche leggendo Alan Ford da certe storie, la tua passione per Broadway. Ah, Broadway perché? Perché ci sono i musical. Io amo molto i musical. Li vado a vedere appena posso, vado a vederli. Anche però li vado a vedere anche a Londra, che è più vicino. A Milano non va a vederli. Ma a Milano non li fanno. Ah, ma li fanno in lingua italiana. No. Io preferisco l'originale. No, senti, no. Nel libro c'è una foto dove ti si vede battere a macchina, non so, sarà stato nella via... nella Corno, no? Che era in via Romagna. Io non ho mai lavorato, non ho mai scritto. Eri a casa. A casa mia e basta. E dove hai delle cuffie nelle orecchie? Scrivevi con queste mega cuffie. Che musica era, secondo te? Qualsiasi. Mi serviva per fare da stacco. Perché poi la musica non la senti più. Però non senti più niente, non c'è nessun disturbo, non c'è nessun rumore. Allora questo mi aiutava a concentrarmi e a scrivere. Immagino che magari in quella foto non sapremo mai sulla macchina da scrivere che cosa c'era, ma poteva esserci una delle tue sceneggiature di Criminal piuttosto che Alan Ford. Questo non me lo ricordo. No, ti ricordi però la gara con Magnus che lui ti diceva scrivi che tanto te le disegno tutte, e ti dicevi non ci riuscirai mai, e facevate 5-6 storie al mese. Che fosse per Dennis Cobb, che fosse per Criminal, io gli mettevo i neri. È stato un periodo in cui avete fatto gli stacanovisti, proprio è quasi incredibile con i ritmi di oggi. Ma ci divertevamo perché anche c'era tutto un bel legame tra di noi. A un certo punto lavoravamo e scherzavamo nello stesso tempo. E poi io gli mettevo i neri, guarda che mettere i neri, una rottura di scatola è notevole a un certo punto. Era un modo anche per velocizzare, fare le silhouette nere nelle tavole di Criminal, no? Beh, quello lì per il finale, perché a un certo punto c'era da consegnare, allora in finale c'erano sempre le silhouette. No, erano altri tempi in cui... Però questo Criminal ha avuto un successo clamoroso, perché si capisce da una cosa, che... era mensile inizialmente, poi è diventato quindicinale, poi addirittura per un certo periodo è stato anche settimanale. Poi quattordicinale, che vuol quattordicinale, dire un numero in più. E poi dopo settimanale anche. C'è stato un periodo per un anno e mezzo settimanale, pazzia. Ritmi che oggi non riusciremmo mai nessuno a farli, insomma, incredibile. Con uno staff anche ridotto, perché non c'è, insomma, voglio dire, alla fine erano quei collaboratori lì. E quindi veramente un successo clamoroso. Ti sei accorto
ai tempi di Criminal, della innovazione che hai portato con Criminal e anche con Satanic? Ma l'hai fatto notare tu, io non l'avevo percepita, perché uno, io scrivo di getto, perciò a un certo punto non sto lì a calibrare quello. Scrivo così, quando sono in forma, ovviamente. Me l'hai fatto notare te. Dico, che innovazione che è questa qua. No, cioè, perché effettivamente in quegli anni dove il fumetto era considerato per ragazzi, piccolo sceriffo, il piccolo ranger, tutti piccoli. Black, Mickey, insomma, piccolo, no? Black, sì, ora, è vero che Tex era più trasgressivo degli altri, però certe tematiche, il sesso... Perché non ero ancora arrivato io. Esatto. E poi si è molto addolcito dopo, invece te hai portato nella direzione opposta. Però certe tematiche, io credo che il punto, lo dico e te magari mi dirai se sei d'accordo o no, il punto veramente epocale della trasformazione è il numero 5 di Criminal, che si chiama Omicidio al Riformatorio, disegnato da Magnus, dove al centro della storia c'è un collegio femminile dove le ragazze escono e vanno a incontrarsi in una specie di chalet nella neve con dei vecchi ricchi che le pagano. No, vecchi ricchi, il sindaco, i volenti, insomma. Quindi non che ci sia mai nessuna scena di sesso esplicito, però si parla di sesso, si parla di ragazzine che per avere qualche soldo in più, come succede ancora oggi, no? che addirittura le fanno per le ricariche del cellulare, e la corruzione del potente che abusa della ragazzina. Fumetto verità. Questa cosa qui non so se passò inosservata o no all'epoca, ma è veramente dirompente. Se non era notata, fu miseria. Ho avuto 12 processi in seguito, ma in quel momento lì no, 12 processi, però sempre assolto, anche sì, perché sì. No, non c'era poi il succo della questione, esatto. Però il processo viene sempre a essere negativo, in quanto devi pagarti un avvocato, e gli avvocati non è che si fanno pagare poco, ecco tutto lì. Quindi si parla di sesso, si parla di corruzione, si parla di politica, poi arrivano gli albi dove Criminal va in Vietnam, si parla di Vietnam, cioè voglio dire, veramente non c'è più la versione edulcorata della realtà, ma c'è la rappresentazione, la verità, fumetto verità. Quindi il fumetto italiano diventa, si apre, no? La maturazione, che il fumetto, si capisce che il fumetto può trattare qualunque argomento. Yes, sir. Sì, si parlava di processi. Quando ci furono i processi, i sequestri, quello che successe, l'editore ti chiese di addolcire per evitare altri guai, no? E mi ricordo che c'era una posta di Criminal, di Satanic, non so che viene citata nel libro, dove dice: alla fine io dovevo leggere tutto quello che era vietato, ci mettevo 2 ore prima di scrivere la sceneggiatura per ricordarmi tutto quello che non potevo fare, e poi alla fine era una battuta, sì, certo. No, però poi i paletti l'avevano messi davvero. Sì, no, dopo avevo messo quella, la frase Onni son thinking my pants. Ecco, esatto. Cioè, sì. Si è bandito chi pensa male. Sì. Che è il motto dell'ordine della giarrettiera. Perché c'era questo re che aveva raccolto da terra la giarrettiera caduta dalla cortigiana. Questa frase, Onni son thinking my pants, voleva dire che se qualcuno vede del male in questo che noi stiamo raccontando, il male è nel suo occhio. Il male è lui. È nel suo occhio. No? Okay. Omnia munda mundi, tutto è puro per il puro, e la malizia è nell'occhio di giusto, chi vede. Giusto, così è. Secondo me, a un certo punto, essendo, come dire, diventato problematico essere veramente trasgressivi nella storia nera, splatter, violenta di questi fumetti, allora hai cominciato a essere trasgressivo sul versante della satira, del grottesco, dell'umorismo. Hai trasformato, non che Criminal sia diventato un fumetto umoristico, però in certe sequenze si vedeva già. Sì, è stata un po' una prova generale per Alan Ford. Sì, mi ricordo che c'era una scena sul Criminal dove c'era un'eredità, muore il vecchio di famiglia e dice che suo figlio deve essere sepolto con lui, no? Nel testamento dice: mio figlio sarà sepolto con me. La famiglia si riunisce e decide. Cosa vuol dire questa frase? Deve essere sepolto il figlio con lui quando morirà anche il figlio, o deve essere sepolto il figlio immediatamente? Mettono a voti, decidono che deve essere immediatamente
uccidono anche il figlio, lo seppelliscono. Questa era una classica sequenza di Criminal, non di Alan Ford. No, è Criminal, vero. E quindi già si vede questa deriva, no? Verso il... Poi ti ricorderai un numero meraviglioso che si chiama Elsa Poppin. Ah sì, quello sì. Come ti è venuto in mente di fare una cosa così folle? Elsa Poppin è anche il titolo di un famoso film no? I fratelli Marx. Che era tutto abbastanza strambo. E io a un certo punto ho preso lo stesso spirito per fare una cosa stramba, un po' diversa dal solito, insomma, ecco, perché ero stufo anche di farla in un certo modo. Intanto bisogna cambiare. Infatti. Sì, però ecco, il tuo spirito umoristico era già evidente. Lì sì, proprio era prorompente. Infatti, dopo 50 anni di Alan Ford, dovendo, e non dico etichettarti, ti senti più uno scrittore di noir o un umorista? Uno scrittore, mi sembra la risposta più giusta. Secondo caso sono un altro, come Giano, di fronte. Sì. Certo punto. Senti, consideri di più il tuo capolavoro? Scusa se la domanda... Cioè io diresti, la domanda è scontata. No, secondo me non è scontata. Max Magnus o Alan Ford? Beh, Alan Ford, Max Magnus sono 64 tavole. Però c'è da dire questo di Max Magnus. L'ho scritto ben 50 anni fa anche lui. Nel 68. È sempre scritto ieri mattina. Sì. Cioè è sempre valido, sempre. Validissimo. Se vi ricordate tutti... Credo che la maggior parte delle persone in sala abbia letto Max Magnus, specialmente la versione fatta da Magnus. E poi allora, com'era? Ti ricordi la frase finale amarissima dopo la rivoluzione? Cioè questo regno, diciamo, di un dittatore, no? Perché Max Magnus era proprio era un despota, no? Che a un certo punto il popolo che è affamato, che ha tutte le sue rivendicazioni, no? C'è la rivoluzione, quindi il popolo va al potere. Lo stesso fido amministratore fiduciario che gestiva i conti del re Max Magnus gestisce i conti del popolo, del partito del popolo, e la gente che faceva la fila per pagare le tasse al Max Magnus fa la stessa identica fila per pagare le tasse al partito del popolo, e la frase finale è: cambia la musica? No, cambiano i suonatori, ma la musica è sempre la stessa. Questo è la realtà precisa di oggi, di ieri, di domani. Il ricordo di Max Magnus ci porta a ricordare che questa serie, se non avete letto, dovete assolutamente procurarvi il volume, che credo che lo vendono, ma la casa editrice l'ha anche ristampato. Ristampato, ho visto che ce n'è magari ve l'ho fatto anche autografare. Era pubblicato a puntate in tavole, in storie di due tavole a puntata, a volte quattro, quindi una volta al mese su Eureka, no? A partire dal 68. E questo mi porta a ricordare Max Bunker come non soltanto lo sceneggiatore di Criminals Satanic di Max Magnus e poi presto anche di Alan Ford, insieme a tutti Dennis Cobb, Jesse, per quello che vuoi, anche come direttore di questa rivista Eureka. Ti ricordi per com'è che hai detto voglio una rivista, perché l'hai voluta, perché doveva essere così? Era un'esigenza di coprire una certa fascia di lettore, un tipo di fumetto un po' ricercato, e ho trovato Will Eisner, beh, oltre a Handicap naturalmente, che è un po' il bandiere, e poi tanti altri che sono venuti fuori, che tu sai meglio di me. A un certo punto tutte le strisce americane, a Tommy inglesi, e poi abbiamo avuto anche Lupo Alberto e Stuntruppe anche italiani, sì, anche ecco Stuntruppe, Schiaffino, che allora Dino Zac, prego. Sì, abbiamo fatti tanti, insomma. E poi Max Magnus, Pino Zac è arrivato successivamente, è arrivato cosa? No, era molto bravo Pino Zac, sì, era un po' strano. Hai fatto anche un libro, una Eureka Pocket, sì. No, ma era un po' strano, difficile da gestire. Ti chiedevi una cosa, te ne facevo un'altra. Gli artisti, no? Comunque, secondo me, ecco, la contrapposizione che c'era, non che ci fosse una contrapposizione reale tipo bande armate, ma la differenza, ecco, fra Linus e Eureka è che mancava la politicizzazione. Si parlava di fumetto divertente, una cosa godibile. Non c'era questa... Erano anni in cui tutto veniva politicizzato, bisognava essere schierati, no? In qualche modo, Linus era schieratissimo, Eureka no.
quindi si faceva non ne sentivo il bisogno, andava bene così. E quindi questo secondo me è un merito, perché hai portato un fumetto fresco. No, esatto, beh, diciamo che ci sono stati quelli che hanno detto, siccome Linus è di sinistra, Eurek è di destra, ma erano così, erano delle libertà un po' strane, non è vero. Non è vero perché non è mai stato politicizzato, c'era tutto e il contrario di tutto. Perciò... E un altro consiglio di lettura che è inutile perché tutti li conosciamo, accanto a Eurek usciva quella collana meravigliosa che si chiamavano gli Eureka Pocket, una volta al mese ne sono usciti un centinaio, e io mi ricordo che quando andavo a scuola, facevo il liceo, passavo davanti all'edicola, mi rimaneva sempre attaccato il numero delle Sturmtruppen, e poi in classe mi leggevo le Sturmtruppen. Ma perché Sturmtruppen sì, l'ho preso che non era sconosciuto. Sì. L'era sconosciuto, l'aveva fatto su un giornalino, mi pare che si chiamava. Poi Paese Sera, forse era uscito qualche striscia, ma insomma il lancio è stato fatto su Eureka e con tutta quella infinita serie di volumi dell'Eureka Pocket. Fatto una ventina. Un'altra serie bellissima erano i racconti del terrore di Stan Lee, anche questa aveva un grande successo. Sì, sì, povero Stan Lee. Allora, non ho citato Stan Lee a caso, perché a questo punto... Max è stato un grande, grandissimo amico personale di Stan e di sua moglie, e forse puoi ricordarci qualcosa. Beh, sai, ricordo che quando andavo a trovarlo a Los Angeles, che ero ospite suo, che mi portava sempre nei ristoranti alla moda, che pagava sempre lui, non mi lasciava mai pagare niente. A un certo punto la moglie era una ballerina inglese, una ballerina e una cantante, e aveva una voce stupenda da soprano. E c'era questa piccola abitudine, quando andavamo a cena in certi ristoranti, a un certo punto si beveva dell'ottimo vino californiano, ed eravamo tutti un po' brilli, allora lei si metteva, incominciava a cantare qualche pezzo di musical, no? Canzoni di musical, le davamo tutte e tre. La cosa che era sorprendente è che per gli americani era una cosa nuova, invece di zittirci ci applaudivano. Ora dobbiamo chiedere a Max di cantarci un brano di musical. No, devo avere lo spartito. Per l'altro, forse ti ricorderà sicuramente, ma Sbunker è venuto a Lucca. Ci sono le famose foto di te, che anche dei filmati che camminate sulle mura. Non so che anno fosse, 76, 74, 75, no, non me lo ricordo. 74. Sì, sì. E lì è stato appunto, è stato quando era morto Walt Disney, perché dovevano dare un premio a Stan Lee, no? Ecco, poi invece all'ultimo minuto, a un certo punto non gliel'hanno dato, l'hanno dato alla memoria di Walt Disney. Cioè hanno fatto venire dall'America uno come Stan Lee, non l'ha premiato, che avrebbe fatto una pubblicità mondiale, cioè, forse non avevano ben presente chi era Stan Lee, certo. Anche se l'hanno invitato. E beh, erano un po' dei primi anni della Marvel. Ma lui l'ha presa bene. Ha fatto una bella gita. La moglie no, si era arrabbiata è parecchio, le donne sono più... Ma ha preso sotto braccio, mi ha tirato da una parte e ha detto, ma che maniera di fare è questa qua? Siamo venuti fino qua, eccetera, eccetera. Lei guidava molto il marito. Collegato con Lucca, che sai che Viareggio, la Versilia, è in provincia di Lucca. I lucchesi dicono che Viareggio è Marina di Lucca. I viareggini invece ce l'hanno con i lucchesi. C'è questa rivalità tra Lucca e Viareggio. Beh, insomma, però a Viareggio in qualche modo è legato ai supereroi, perché è lì che hai visto per la prima volta in un'edicola, lo racconti in varie occasioni. No, i supereroi non è Viareggio. Ah, e dove era? È Forte dei Marmi. Ah, Forte dei Marmi, in Versilia. Forte dei Marmi, sì. Andavo sempre lì, perciò a un certo punto ho visto in un'edicola questi fumetti americani completamente sconosciuti e a me. Hai portato i supereroi in Italia. Esatto. E quindi un altro merito di Max. Esatto. Però guarda cosa stanno portando, scusa, Max, cosa stanno portando. E mi devo alzare e andare fin lì? Ma te lo mettono qui davanti. Voi sapete tutti cosa sta per accadere adesso, vero? Allora, c'è questa bella tradizione di Lucca collezionando, dove i più grandi, veramente i più grandi autori di fumetti del mondo, anche italiani e stranieri,
lasciano le loro impronte delle mani e la loro firma nel cemento, e poi queste, una volta che si è asciugato tutto, insomma, naturalmente devi mettere le mani premendo bene, ma devi anche toglierle, perché se il cemento lascia una mezz'oretta lì così. Dopo devi, ti rimani bloccato con le mani, devi toglierle. E non c'è un maestro di cerimonia? Sì, c'è un maestro di cerimonia che è Dario Dino Guida. Stanno preparando, quindi, mentre preparano, a questo punto ci conviene arrivare a Alan Ford. Ci siamo. Allora, no, una cosa di Alan Ford che io vorrei dire è questa: cioè, tutti quelli che hanno letto Alan Ford, cioè tutti noi, potremmo stare un'ora a ricordarci la gag più bella, la scena che ci ha fatto più ridere, se è l'ospedale del dottor Crack, se è il ladro di Natale, piuttosto il nonno del numero uno. Rischio trapassa. A me fa sempre fatto ridere Derby, per esempio, no? Che quando vogliono macellare il cavallo. Vabbè, allora io vi dico la mia scena indimenticabile, e voi magari qualcuno potrebbe dire qual è quella sua. Per me è la tombola gastronomica. Non so se vi ricordate, guarda come ridono. Siamo pronti? Sei pronto? Allora, cioè, sono i fotografi, ci sono tutti. A questo punto ti lascio nelle mani di Dario, di Dino Guida. Mamma mia, ragazzi. Allora, intanto di nuovo buongiorno a tutti. Qua ci stanno per fare un regalo grandissimo. Questi sono i regali. Rimbocchiamoci intanto le maniche, perché ho paura che sennò dopo, ecco. Poi lì c'è la bacinella con l'acqua, così ci si può lavare. Già tutto pronto. Allora, è un momento importantissimo, poi particolarmente per me, mi sembra, quanti anni sono che ci diamo la caccia, enormemente. 200 anni, quindi finalmente abbiamo le mani di Max Bunker. Adesso devi le mani premere bene. Dove ti pare? Dove vuoi tu? Come vuoi tu? Bene, bene, bene. Via, forte. Max Bunker lascia le mani per la Walk of Fame, la via degli artisti più illustri di Lucca. Ok. Piano, alzi. Un applauso, grazie. Le mani di Max Bunker nella nostra Walk of Fame di Lucca. Allora, adesso poi ti do uno stiletto. Ponzio Pilato. Un'impronta da dinosauro. Hanno detto che c'è un'impronta da dinosauro, un suo ammiratore che è qua. Molto gentile, eh? Nostro... Moreno, ragazzi, è spettacolare. Linguaccia. Davvero, è Moreno una linguaccia. Con lo stiletto, una firma qua. Sì. Allora, come voi sapete, le mattonelle andranno a impreziosire il nostro logo di Lucca. Questo per creare un legame indissolubile tra Lucca e il mondo del fumetto. Ora finalmente possiamo dire che abbiamo le mani di Max. Grazie, Max. No, ti metti a sedere. Abbiamo un ospite a sorpresa. Adesso ti faccio vedere. Abbiamo un ospite a sorpresa. Abbiamo ora il professor Luca Ciardi qua. Ora vedrai. Guarda, ti presento l'ospite. Siedi, sì. Per far vedere. Allora, dunque, abbiamo ancora 10 minuti. Io ho chiesto a il professor Marco Ciardi dell'Università di Bologna, professore accademico di storia della scienza e della tecnica, dico bene? Storia all'Università di Bologna, autore di un sacco di libri, membro del CICAP. Cos'è il CICAP? Il CICAP è il comitato di controllo sulle affermazioni sul paranormale, no? Quelli come Piero Angela che vanno a vedere se c'è veramente il fantasma. Vabbè, comunque è uno scienziato, uno studioso, uno storico, uno scienziato, autore di tanti libri. Adesso lui ti farà un regalo e ti spiegherà perché te lo fa, però volevo, la cosa fondamentale è che ci sono, noi siamo lettori di fumetti, siamo così, insomma, gente normale, ma i professori universitari leggono Alan Ford. Ti chiedo il tuo ricordo, caro professore, dal lettore di Alan Ford. Scusate, Moreno mi ha fatto questo tiro mancino mettendomi in imbarazzo, ma io prima sono lettore di Alan Ford, cioè io nasco come lettore di Alan Ford e poi sono diventato casualmente anche professore universitario, però voglio dire, probabilmente sono diventato un professore universitario anche grazie ad Alan Ford, anche perché diciamo io avevo due papà da piccolo oltre il mio. Uno era Stan Lee e uno era Luciano Secchi. Poi avevo lo zio che era Guido Novitta,
però non avevo capito bene ancora. Ma cioè, per farvi capire, non sono qua come intruso. Guarda cosa c'ha, guarda cosa c'ha. Va bene, ti ricordi questo? Guarda qua. Poi il numero 2092 però, è il primo club di Alan Ford. La tessera del club di Alan Ford dell'anno 1900, non ci leggo senza occhiali, ma insomma, che anno sarà stato? 72. E ci avete anche la carta da lettere, tutto, vedi? Ora me la faccio firmare. E grazie a quello uno è stato poi diventato professore. Sono diventato professore, sono andato all'università e ho presentato quella. E avete ricordato la tombola gastronomica insieme al professore dell'esame. Avete riso insieme e ti ha passato. No, comunque la fortuna è stata che poi, occupandomi di scienza, fumetti e tante altre cose, ho potuto portare il fumetto dentro la mia professione. Quindi all'università faccio anche corsi sui rapporti tra scienza e fumetti. Infatti così le lascio questo volume dove l'ho citata anche. L'ho citato perché tra le tante cose... Come diciamo portatore dei fumetti Marvel in Italia, mi ha fatto scoprire anche Atlantide, diciamo, sì, della Marvel, cioè con quei fumetti. E quindi è citato per tutto il motivo. Bene, invece, aspetta, ho una domanda, ho un paio di domande rapide, che non so se ci sono nel libro. Una, se esistono ancora gli archivi della Corno, questo non lo sappiamo. Assolutamente no. Non si trova più niente. Se io volessi ricostruire, tu hai scavato e... No, l'altro invece è di attualità recente, questo è l'ultimo numero. Se fosse andata così, allora rapidamente, e tolgo il disturbo, siccome io mi occupo anche di queste cose, volevo sapere com'è nata l'idea di portarti, di far di riscrivere la storia della nascita del gruppo TNT facendolo attribuire agli alieni, agli antichi astronauti, che è un suo settore di competenza. È un po' quando uno mi chiede come è nato Alan Ford, perché o qualsiasi personaggio, non lo so, nel senso, improvvisamente uno c'è una luce che è fatta quella, è venuta l'idea di farlo quella chiave lì, cioè lo portata in una chiave molto più moderna che non la vera. Ecco, e beh, era più bella. E quindi ho materiale anche per l'aggiunta per il prossimo libro. Grazie, scusate. Grazie Marco, grazie. Adesso faccio il professore universitario, tra i tuoi lettori. Beh, che hai tanti lettori illustri. Registi cinematografici, registi cinematografici, questa vita, poi Brizzi, no? Cioè, ce ne sono di fan di te. Leggeva Alan Ford, tutti abbiamo letto Alan Ford. Se c'è una domanda? Volevo sapere i suoi rapporti con il cinema. Mi interessa un po'. No, il cinema. Io ho dato a suo tempo, ho affittato a dei produttori per fare due film su Criminal, uno su Satana. Vabbè, ero giovane e si può sbagliare. Tornando indietro non gli darei più, perché hanno cambiato tutto completamente. Lo spirito è andato, hanno fatto semplicemente un film mediocre, due film mediocri, a un certo punto su uno standard normale piatto, lasciando perdere completamente quello che era l'essenza del personaggio. Non parliamo di Alan Ford, Alan Ford è stato sotterrato dalle richieste, ma non glielo darò mai a nessuno, perché è impossibile fare di Alan Ford un qualcosa di decente. O lo fa Spielberg, con i soldi della Disney e Marvel, allora è un altro discorso. Ma deve essere fatto in quella maniera lì, se no lasciamo perdere, che se no vado a distruggere il lavoro che ho fatto in 50 anni e viene distrutto in un attimo. Perciò il cinema non se ne parla, nella maniera più assoluta. Alan Ford può essere fatto come è fatto, oppure a cartone animato, perché è praticamente una piccola evoluzione di quello che è il fumetto. Nulla più di quello, perché a cartone animato si fa una bella storia,
adeguata, giusta e viene rispettata. La differenza è che lì è statico, il fumetto è statico e quelli si muovono. Ecco, fine. Ma il cinema non se ne parla. Andando in conclusione, io volevo farvi notare una cosa. Alan Ford sta per arrivare al numero 600. 600? 600, perché si intitolerà già il titolo dell'album. Eclissi. Eclissi, dice. È bene, l'editore là. Esce per poco, no? Quando esce? A fine aprile c'è il numero 600. Considerando anche tutti gli speciali del teatro, fine maggio. Insomma, io non credo che esista, dovresti farti mettere nel Guinness dei primati, un autore che ha scritto per 50 anni di fila tutte le sceneggiature, soltanto lui, sempre lui, dello stesso personaggio. Perché ci saranno personaggi che durano anche più di 50 anni, tipo Tex o tipo Phantom o chissà che cosa. Però che sia sempre stata una persona sola a scriverlo, credo che sia un record, no? Se poi si aggiungono anche tutte le storie che sono. Penso io, non lo so. Non ti sei ancora stancato? Non ci ho mai fatto caso, ma qualcuno me l'ha detto, allora. Sì, beh. No, perché deve essere. No, io mi diverto. Si vede anche leggendo, si vede. Vedi, ho la trovata lì di fare riscrivere se fosse andata così. È venuta. Un guizzo. Esatto, così. No, vi consiglio la lettura perché è molto divertente anche questo, se fosse andata così. Alan Ford continua ancora a uscire con successo e grazie anche, devo dire, hai trovato il disegnatore giusto. Vuoi dire due parole su Dario? Sì, Dario Perrucca praticamente ha seguito la traccia che ha Brad Miles, no? Un disegno tutto tondo, bello pulito, senza schizzi vari e compagnia bella. Ed è un altro che è molto innamorato del personaggio, un altro che si diverte a fare quello che fa. Quando uno fa un lavoro che gli piace, cosa c'è di più di bello della vita? No, no, assolutamente. Se li merita tutti. Una curiosità. Noi eravamo abituati al gruppo TNT, è anche un modo di dire, no? Questa è l'organizzazione del gruppo TNT, questo alla vigliacca. Prima scherzavamo con il tecnico dicendo che qui c'è tutta l'attrezzatura bella, non come quella di Grunz, no? Ce le possiamo dire quante volte, magari lo diciamo anche nella nostra vita quotidiana. Ah, vi faccio notare la maglietta, non so se l'avete vista. L'avevi notata? Ah, sì, no. Questa è croata, fanno in Croazia. Sai che in Croazia sono in tutti i paesi dell'est, Alan Ford. No, ma non ho più pagato questo. Se non l'avevo pagato me la strappava di dosso, la portava dall'avvocato. In Croazia, in Bosnia, in Jugoslavia, Alan Ford è il fumetto numero uno e c'è anche un motivo, mi hanno spiegato, perché questi dei balcanici sono così legati a Alan Ford, perché c'era, e questo ti ricollega la domanda che volevo farti, perché si sentivano sempre i poveri, no? Gli eroi poveri rispetto ai ricchi francesi, inglesi, non dico italiani, ma insomma, no? L'Europa ricca, e loro invece erano, come dire, si consideravano insomma più derelitti, però erano ugualmente spiritosi, coraggiosi, eroici, quindi si identificavano molto nel gruppo TNT, no? Vedo questa analisi può essere vera. Te l'hanno detto. Ecco, allora, questa faccenda della povertà, della fame atavica, nell'Alan Ford che si è evoluto nel corso, perché te giustamente dici vivo nel mondo, il mondo cambia anche Alan Ford. Adesso Alan Ford non è più povero. Il negozio di fiori è diventata una dignitosissima agenzia investigativa. Allora, questa cosa qui, com'è che te ogni giorno hai pensato devo togliere la miseria e devo far vedere altre cose? No, le cose vengono automatiche. Non ribadisco quello che ho detto prima, io scrivo di getto, vedendo di getto non faccio queste ragionamenti. Probabilmente ti è venuto, istintivamente hai capito che era così. Esatto, così. E a un certo punto mi adeguo automaticamente a quello che è la realtà di tempo. Il tempo è sempre questo. Quindi adesso ha cambiato continuamente nel corso del tempo. Una delle cose che poi vediamo che si notano in questo libro è come
hai sempre, sei sempre stato testimone del tempo, del costume, della politica italiana. Facciamo un esempio: all'avvento di Berlusconi, sia prima come imprenditore televisivo, poi come uomo politico, è stato messo Antemen, il Velasca con il suo assistente Gallina, per diversi anni c'è stata questa saga di Antemen. È andato molto bene. Quando ci fu addirittura il crollo del muro di Berlino, no? Il miracolo, dove c'era la statua di Stalin che piangeva lacrime di sangue come la Madonnina di Civitavecchia. Ma potremmo parlare del golpe borghese, il golpe anche nel giorno della Befana, sì, no? Sì, sì. Possiamo parlare di un illecito sportivo che con il calcio scommesse, lo scandalo. Possiamo parlare delle Olimpiadi, dei boicottaggi fra l'Olimpiade russa e l'Olimpiade americana. Quindi quando c'è il paninaro, cioè i fenomeni di costume, spettacoli televisivi, il rischio oltrepassa, ma piuttosto che Maurizio ti impazza show, no? Quindi è vero, no? Che hai sempre fatto il testimone del tempo, mettendo in parodia il costume e gli avvenimenti politici. Era la linea che avevo sposato. Quindi mi sembra che leggendo la serie dell'Anford trovi la storia d'Italia. Va bene, siamo arrivati alla nostra. Sì. Sono 30 anni che gliela volevo fare, quindi approfitto. Volevo sapere che le storie che faceva lei con Magnus, che interazione aveva Magnus con la sceneggiatura, perché c'erano delle cose che a dire con Rosina era poco, no? Che mi ricordo colpe che... No, ho capito, a un certo punto ognuno fa il mestiere suo, c'è chi disegna e chi scrive. Io sono molto geloso delle cose che faccio, perciò poi tra l'altro il rapporto era molto semplice. A un certo punto io facevo la sceneggiatura, Magnus non voleva anticipazioni. Voleva poi leggersela lui da solo e poi il giorno dopo me la commentava, mi diceva che bello questo, che bello quell'altro, eccetera eccetera. In genere lui era sempre un entusiasta, a un certo punto rarissimo. Abbiamo avuto una questione solo su una volta sola in 10 anni e passa che di lavoro, è stato quello che era l'albero di Natale, perché io avevo un po' dissacrato il Natale e lui mi diceva: ma i bambini lettori, i cinni, ecco, lui diceva cinni, no, cioè, cosa penseranno? Noi non sapevamo che pubblico avevamo ancora, avevamo un pubblico più adulto di quello che si credeva, e allora mi diceva di cambiarli, io non l'ho cambiato affatto, e per diciamo qualche giorno diciamo buonasera, ciao, per fine. Ma che fa? Perché c'è qualcuno che ne dubita? Lei? Guarda, avevo Magnus in queste sceneggiature. I disegnatori disegnano, non sceneggia. Chieda. Ci metteva del suo, non le rispondo più adesso, perché lei me l'ha fatto nell'attento grafico. Ascolta bene. No. Basta. No, allora diciamo che mi hanno detto adesso che ti devi, se vuoi, ti trasferisci allo stand della. Ci sono un sacco di persone in fila per la firma. Se tutti avete degli albi, dei libri, andiamo tutti al banco dell'ANA fino a giù in fondo, dove c'è il banco istituzionale. Non lo facciamo qui perché ci sono altri incontri. Andiamo tutti là e Max ci firma. Un applauso.